Le mostre sono due, una dedicata ai cosiddetti genti e paesi di Polcevera, Alta Val Polcevera, quindi abbiamo preso i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Ponte Decimo nella città di Genova. L'altra invece si riferisce ai collezionisti di Croce Rossa che hanno voluto festeggiare i 150 anni della nascita della Croce Rossa italiana e i 150 anni della prima convenzione di Ginevra, inoltre il loro anniversario che sono 20 anni di attività. In mostra fotografie, libri, ci sono anche dei mezzi storici. Guardi, ci sono dei mezzi storici qui esposti fuori e anche all'interno, ma dei pezzi storici li abbiamo anche su nel museo che è visitabile anche per le scolaresche su prenotazione, quindi siamo disponibili per far vedere il museo che parla molto della guerra, della prima guerra mondiale. Abbiamo veramente della documentazione fantastica. E poi stamattina c'è anche l'ufficio postale aperto appositamente per questo evento. Ecco, per questa occasione è stato allestito dalle Poste Italiane un ufficio postale con annullo celebrativo, in modo che così tutti i collezionisti abbiano l'opportunità di far annullare le loro cartoline, ma ci sono anche delle cartoline ufficiali. Ricordiamo gli orari di apertura. Oggi va fino alle 18:30 e domani mattina dalle 9 alle 12. Ecco un ritorno sull'invito che qui non lo vediamo, ma certamente il museo è una struttura con dei pezzi unici che merita le migliori attenzioni. E quando è possibile venire a visitare il museo? Il museo, diciamo, in linea di massima è il mercoledì sera è sempre aperto e poi di norma su prenotazione. Ci stiamo attrezzando per tenerlo aperto anche dei giorni così in modo che la gente possa scegliere tra le date che indichiamo noi.